Nel video successivo, non questo, ma il prossimo video, viene svolto dettagliatamente questo esercizio per calcolare il passo dell'elica, descritta da un elettrone che entra in un campo induzione magnetica, con un'inclinazione di 30 gradi rispetto a B. Non viene data direttamente la velocità, ma l'energia cinetica degli elettroni. Questo complica lo svolgimento dell'esercizio, perché la velocità va ricavata dall'energia cinetica dopo aver visto se gli elettroni sono relativistici oppure no. Alla fine la velocità è questo valore qua. Allora, per il momento, si può anche immaginare che anziché dare l'energia cinetica di 5 keV, sia data direttamente la velocità, cioè 4,17 per 10 alla settima metri al secondo. Dunque, per il momento, si può saltare tutta la parte del prossimo video, non questo, il prossimo, che va dal minuto 3,50 secondi al minuto 8,05 secondi. In questo modo si ha comunque tutto lo svolgimento dell'esercizio, cioè tutta la parte che riguarda il moto a elica, saltando tutta la parte relativistica e arrivando alla parte finale magnetica, dove si calcola il passo dell'elica e il suo raggio. Poi, in un secondo momento, se uno vuole approfondire e ripassare la parte relativistica, cioè come si fa a ricavare la velocità dall'energia cinetica, allora si guarda anche la parte che era stata saltata e che si può considerare come un approfondimento, o meglio, come un ripasso delle cose già studiate in elettrostatica quando abbiamo accennato e studiato le particelle relativistiche.